Samuel Peron, ballerino professionista, ha rilasciato un'intervista a Today in cui ha discusso diverse tematiche riguardanti il programma Ballando con le Stelle, la giuria e il rapporto tra Angelo Madonia e Federica Pellegrini. Samuel sarebbe dovuto rientrare nel cast per sostituire Madonia, ma un infortunio lo ha costretto a rinunciare, e Pasquale La Rocca ha preso il suo posto. Riguardo l'episodio di Guillermo Mariotto, che ha lasciato il programma improvvisamente, Peron ha sollevato dei dubbi affermando: «Diciamo che voglio credere a Babbo Natale», insinuando che la sua partenza non fosse del tutto giustificata. Mariotto ha lasciato lo studio per un'emergenza lavorativa, ma Peron ha trovato la situazione poco credibile, aggiungendo che sembrava strano che a quell'ora dovesse correre in atelier per finire un abito. Peron ha anche criticato gli atteggiamenti di Mariotto, paragonandoli a un tentativo di imitazione di Malgioglio, dicendo che a volte le sue uscite sono incomprensibili. In merito a Selvaggia Lucarelli, Peron ha espresso rispetto per il suo lavoro, ma ha anche indicato che non sempre condivide il modo in cui approccia le situazioni. Ha descritto Lucarelli come una figura capace e competente, ma ha sottolineato che, in alcune occasioni, tende a essere troppo personale nelle sue criticità. Ha fatto notare che durante l'anno in cui il compagno di Lucarelli, Lorenzo Biaggiarelli, era in gara, i suoi voti non erano stati coerenti. Per quanto riguarda il rapporto tra Angelo Madonia e Federica Pellegrini, Peron ha commentato che non era in grado di approfondire i dettagli dei loro problemi, ma ha spiegato che le coppie non sempre si trovano in sintonia. Ha osservato che, in questo caso, i due sembravano cozzare, probabilmente a causa delle loro differenti predisposizioni emotive. Infine, sull'andamento della finale del programma, Peron ha indicato Bianca Guaccero e Federica Nargi come le principali contendenti per la vittoria. Ha avvertito che, a seconda degli incastri durante la puntata finale, solo una delle due potrebbe proseguire nella competizione, rendendo il risultato finale difficile da prevedere.